l'ho sempre agganciato, vediamo. Allora adesso vado di pitch con la camera praticamente spostata tutta a sinistra. Guarda, guarda, guarda. Mi allontano, continuo a seguirti, guarda. Ruota comunque l'aircraft, ma la camera è sempre puntata. Porta, porta, continua, continua, continua. 10 secondi. Abbiamo la batteria scarica, lo facciamo atterrare per sicurezza. Questo è il primo volo, per cui mi raccomando non andiamo sotto il 35%, va bene? Cerchiamo di preservare le batterie. Tu... Vieni qua. Allora Vincenzo, sei pronto? È una sfida importante questa, mi raccomando. Ti ho detto, cerca di farti almeno una decina di voli, prendi confidenza col volo manuale, devi prendere bene le misure, devi acquisire il feeling sugli stick, cerca di volare almeno le prime volte in spazi aperti, ok? Ti ho spiegato come montare e smontare la camera. Se c'è qualcosa che ti sembra forzato, non lo fare. Mi chiami e ti rispondo e ti dico come montare correttamente il gimbal. Ricordati del pulsantino qui laterale, mi raccomando. Questo lo usi soltanto per sbloccare la camera. Quindi premo, premendo il dito dall'altra parte, così non spostiamo troppo il frame del gimbal. La ruotiamo ed eccola qui. Questa è la tua X5. Preziosissima, mi raccomando. Ciao Vincenzo, alla prossima. Ciao, grazie Antonio.